Salve a tutti ragazzi, io sono Maruko e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi torniamo su The Sims 4 e andiamo a riscoprire insieme un game pack che è uscito da un bel po' e che effettivamente ora è diventato molto più ricco, dal momento che, dopo la sua uscita, sono arrivati tantissimi altri DLC. Sto parlando ovviamente di Arredi da Sogno, non vedo l'ora di rimmergermi negli incarichi HGTV, ma prima di lasciare il video vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi ricordo anche che avete il codice attivo Maruko su Pumpling, se passerete dal link in descrizione e utilizzerete con i vostri ordini il codice Maruko, avrete le calze omaggio. Detto questo però vi lascio il video e buona visione. Ragazzi, sono passati circa 2 anni dall'arrivo di Arredi da Sogno, è arrivato a noi il 1 giugno 2021, ma questo game pack nasconde un segreto, è uno di quei DLC che effettivamente non viene pubblicato e finisce lì, ma anzi diventa sempre più ricco in funzione degli altri DLC, quelli passati e quelli futuri. Intanto lei gradisce la forma fisica, quindi signori, è da un bel po' di tempo che io non utilizzo HGTV, e direi che la nostra simmina, ovvero la nostra Sofia, si può immergere in un nuovo incarico. Andiamo a vedere. Qua ragazzi, nella lista di incarichi, vediamo come questo game pack sia invecchiato benissimo in realtà negli anni. Infatti, possiamo andare a ristrutturare o creare stanze in tutti gli scenari di The Sims 4. Non solo quelli usciti prima di Arredi da Sogno, ma anzi, se io vado a scorrere, signori, guardate un po', abbiamo degli incarichi anche a San Sequoia, li abbiamo anche a Moonwood Mill, li abbiamo ovviamente dalle Calienti a Oasis Springs e così via. Possiamo davvero fare un sacco di robe e sinceramente vorrei andare a fare una bella ristrutturazione di un piano soggiorno proprio in quel di San Sequoia. Quindi ragazzi, io vado ad accettare l'incarico. Ovviamente l'incarico inizia lunedì alle 9. A questo punto ragazzi non ci resta che aspettare lunedì alle 9 e immergerci in un nuovo incarico alla HGTV maniera. Ragazzi, ci siamo! Dobbiamo raggiungere il lotto del cliente, quindi lo facciamo subito. Avevo davvero voglia di rigiocare a Arredi da Sogno. Questo perché questo game pack io lo utilizzo praticamente sempre. Gli arredi che aggiunge, quindi gli oggetti, sono fenomenali, li utilizziamo sempre. Ma la carriera d'arredatore effettivamente era da tantissimo tempo che io non la facevo. Di conseguenza, a distanza di 2 anni, voglio vedere quanto sia cambiata e quanto impatta anche con gli altri DLC. Noi già viviamo a San Sequoia con la nostra Sofia. Ora dobbiamo andare a casa dei clienti. Ed eccoci arrivati. Intanto stiamo in pausa. Vado a fare un bel bussa alla porta. Impara a conoscere il cliente, è opzionale. Scatta le foto del prima, scatta le foto del dopo. Oh, bene bene. Intanto bussiamo. Salve, toc toc, c'è qualcuno? Ecco la cliente, salve! Ok, manda via il cliente, no? Facciamo una bella presentazione amichevole. Possiamo anche fare, seppur opzionale, perché no, aspettiamo intanto che si presenti, un impara a conoscere. E ovviamente dobbiamo chiedere un po' di robette per il nostro incarico, quindi vediamo subito. Salve, loro si odiano. Tanto per, chiedi dei motivi preferiti. Altre scelte, decoratrice di interni, proponi idee audaci, vediamo. Chiedi di vedere la tavola stilistica, no, discuti delle tendenze di arredamento e discutiamo anche delle ultime tendenze. Vediamo un po' cosa succede. Ok, lei gradisce la comicità. Buona a sapersi. Altre scelte amichevole, pensieri profondi, impara a conoscere, non lo vedo. Chiacchiere, vediamo un po' che della giornata. Impara a conoscere, ecco. Molto bene, ama il viola, perfetto. Poi dobbiamo anche scattare delle foto del prima e del dopo. Quindi in realtà scatta la foto del prima e va bene, va bene, va bene. Vi ricordo però ristrutturazione di un piano soggiorno. Quindi signori, dovremmo rinnovare quest'area, immagino. Credo proprio di sì. Qua intanto ci sono gli altri membri della famiglia, guardate. La Todrerina che non può andare via perché giustamente hanno utilizzato le nuove fence. Va bene, va bene. Qua intanto io però, presentazione amichevole, chiederei... Uma, abbiamo già tutto. Gradisce il ballo e gradisce la cucina. Sono, diciamo, delle cose un po' così, eh. Rivela lo spazio d'arredamento, lo facciamo. Non abbiamo effettivamente un vero e proprio stile.
quindi dobbiamo fare un po' di testa nostra, probabilmente. Scatto una foto del prima. Quindi, signori, vado a fare un qualcosa del genere con i clienti. Pensate un po'. La faccio anche grande. Perché no? Uno, due. Ok. Qua, signori, vado a fare ovviamente anche un'altra foto, magari da questa parte, così almeno ci rendiamo conto. Quindi vado a fare scatta una foto del prima. E qua, signori, abbiamo l'ingresso fatto in questo modo. Direi che mi posso accontentare. E a questo punto, ragazzi, beh, dobbiamo mandare via i clienti. Manda via il cliente. Oh sì, vuoi davvero mandare via il cliente? Una volta che se ne sarà andato non potrai più scoprire cosa gradisce e non gradisce. Ma noi lo sappiamo, seppur in realtà, ragazzi, sappiamo che ama il viola, ama il ballo, ama le barzellette, quindi in realtà la comicità in genere, la cucina. Però per il resto, beh, non abbiamo troppi elementi, ma cercheremo di farci andare bene quello che abbiamo. Quindi entriamo in modalità compra e costruisci e a questo punto, ragazzi, molto semplice, andrei a sostituire tutto e vediamo un po'. Intanto il budget del cliente, come vedete, è bello bello ampio, quindi cerchiamo di sfruttarlo al meglio. Quassù, ragazzi, metterei, come ho detto, i giochi da tavolo. Decisamente sì. Che fanno sempre ambient, mettiamola così. Mentre quassù possiamo mettere qualche altra decorazione. Kit per i viaggi, no. Magari, già che ci siamo, metterei... guardate un po', ci sono anche tanti bei fiori. Questi io li metterei da qualche parte. Magari qua dietro. Perfetto, magari girati in un modo un po' più comodo, ma li aggiungiamo. Sì, guardate quanto fanno ambient. E qua, signori, lo so che c'era già, ma io me ne approfitto. La mettiamo sul rosa e la mettiamo magari qua, la piantina. Perfetto. Oh, comincia a prendere forma, eh? Vado a mettere altri dettaglietti, pian pianino. Tolgo questo, vado invece in questa categoria. Signori, vedete che poi in realtà sempre si usa in realtà tutto ciò che contiene arredi da sogno. Signori, è sempre così. Si va a parare sempre lì, ragazzi. Questo game pack è bellissimo e ripeto, io lo uso talmente tanto. Il problema è che appunto la carriera non la utilizzo da un po'. E quindi oggi volevo fare appunto questo video per rigiocarla e vedere un po', anche perché, ragazzi, in realtà capite bene che con tutti i DLC che sono usciti ora diventa davvero molto interessante avere a che fare con arredi da sogno. È decisamente interessante. Oh, perché no, qua magari possiamo fare anche una sorta di simil uscita. Fatemi vedere, cambiamo anche la porta, dal momento che, ragazzi, come vedete, i simoleon non sono un problema. Guardate un po', perfetto, il tavolino viola, decisamente perfetto. E qua possiamo mettere il nostro diffusore musicale. Possiamo mettere, beh, anche questo in realtà ci può stare. Facciamo così. Bello lui, mi piace. E poi gradisce la comicità. E allora a quel punto, ragazzi, dobbiamo mettere anche un microfono. Mettiamo vicino al pianoforte. Perché no? Magari lo mettiamo qua, da qualche parte, se non disturba. Perfetto. So che in realtà è una zona un po' particolare, quella che stiamo vedendo.
ma loro mi hanno chiesto in realtà qualcosa del genere, no? Quindi vado a far così e nelle pareti, ragazzi, vado a cercare anche qua un bel pattern per le pareti che magari può essere carino e simpatico. Qua addirittura abbiamo decisamente la carta da parati viola, però mi sembra troppo esagerata. Mi piace l'idea che loro amino il viola, però ecco, possiamo magari fare qualcosa di un po' più elegante. Quindi, che so, in questa parete possiamo fare una parete d'accento fatta in questo modo, mentre le altre, seppur possiamo scegliere un violetto, sono d'accordo, però ecco, le teniamo un po' più classiche. E anche qui, ragazzi, guardate, il viola la fa da padrone, quindi vado a mettere due di questi, vado a mettere anche altri quadri. Addirittura se io vado qua a mettere il colore, forse per assurdo mi viene anche meglio. Sì, in teoria sì. Ecco, guardate un po', possiamo davvero riempire la parete come più vogliamo, ma guardate, anche tutti i quadri, ragazzi, poi aggiunti negli anni, insomma, The Sims 4 ormai ha davvero tanti, tanti contenuti, anche solo nel gioco base, devo dire. Yantina, signori, qua io non volevo farlo, ma sapete com'è, metto anche lei e direi che ci siamo. Ragazzi, abbiamo davvero fatto tutto ciò che potevamo. Fatemi vedere però quanto abbiamo risparmiato. 6.000 simoleon. Ho anche aggiunto qualche altro dettaglietto a giro, vedete? Secondo me, dai, è perfetto. Ho messo il cestino per i bambini. Ecco, già che ci siamo, sapete cosa? Tolgo questo. Ci vado a mettere magari di nuovo dei giochini come abbiamo trovato in realtà. Oltretutto li abbiamo anche sul viola, quindi perfetto. E luce fu. Signori, ci siamo. Direi che a questo punto posso tornare in modalità vivi. Vado qua, un attimino. Lei intanto stava al PC. Grazie. Vediamo un po' che ore sono oltretutto. Le 11.28, perfetto. Avevamo tempo fino alle 21, non importa. Decoratrice di interni, scatto una foto del dopo. Beh, signori, non so voi, ma direi che effettivamente lo spazio è decisamente cambiato. Non so se è meglio o in peggio, ma sicuramente è diverso rispetto a prima. Qua vado a far così, qua vado a far così. Quindi un'altra angolazione, vado anche a far vedere questa angolazione per fare il confronto con prima, perfetto. E infine vado da questa parte per fare un'angolazione di questo tipo. Ragazzi, mi ritengo soddisfatto. A questo punto rivela lo spazio al cliente, quindi decorazione di interni, chiama i clienti nel lotto. Vediamo quali foto fare, quindi una, due e credo tre. Una, due, tre. Signori, abbiamo tutto. Perfetto, ecco la nostra Sofia che aspetta i clienti. Quindi li aspettiamo qua fuori. Spero, ragazzi, di aver fatto tutto bene. In realtà era una vita che non ci giocavo e non vedevo l'ora di riprendere in mano Array da sogno. Sì, voglio sfoggiare personalmente lo spazio ristrutturato, certo. Rivela lo spazio ristrutturato, quindi devo fare così, rivela la ristrutturazione al cliente. Vediamo un po' che dicono, eh? Ho paura, signori. Vediamo un po'. Eccoci! Prego, potete tornare a casa, ragazzi. La ristrutturazione vi aspetta. Ok, eccoli che arrivano con gli occhi chiusi. Ok, la differenza c'è, signori. E come? Dai, secondo me ci sta. Guardate un po'. Perfetto, perfetto. Ottimo. E a questo punto facciamo così, pausa. Voglio vedere le reazioni dei clienti. Eccoli. Bene. Sfoggia gli oggetti. Quindi, ragazzi, possiamo cliccare, credo, dappertutto. Siediti, no. Dai un'occhiata. Dai un'occhiata. Il divano è viola, quindi ti prego, dai un'occhiata. E intanto dobbiamo anche chiacchierare con i clienti, quindi chiede la sua giornata, possiamo fare anche ringrazia dell'opportunità, decisamente.
chiedi al cliente il suo verdetto finale, lo vediamo dopo. Intanto ci chiacchieriamo, 3 di 5, molto bene. Dai un'occhiata, anche questo è bello viola, anche i giochi dei bambini sono belli viola. Quindi spero vi piaceranno, ecco. Oh, lei mi sembra molto felice. Secondo me abbiamo fatto centro, ragazzi, ve lo dico. Speriamo. E a questo punto, ragazzi... Beh, chiedi il verdetto finale. Lui si sta ancora guardando attorno. Ma mi pare molto, molto contento. Anche lei si sta guardando ancora attorno. Sì, guardateli. Stanno guardando il puff che è viola. Io vi ho preso in parola, ragazzi. Non vorrei dire, ma... lei guardate, titubante. Oh sì. E loro sono davvero contenti. Dai un'occhiata, possiamo anche fare... Dai un'occhiata. Sì, dai un'occhiata al quadro. Insomma, c'è un sacco di roba da vedere, quindi... Mi raccomando, signori. Davvero tante le informazioni da assorbire. Sono disponibile a parlare delle modifiche. Quindi lei è a posto. Lui non lo so... Proviamo, lei è felicissima, dai un'occhiata, sono disponibile a concludere anche lui. Signori, è arrivato il momento della verità e lui è commosso. Chiedi il verdetto finale, chiedi il verdetto finale anche a lei. Sì, è arrivato il momento e lui è commosso. Signori, abbiamo fatto centro, credo proprio di sì. È bellissimo vedere Arredi da Sogno dopo 2 anni con tutti i cambiamenti che The Sims 4 ha ottenuto. Dai lattanti alla peluria, ai nuovi scenari. Anche lei è contenta. È davvero bello, ragazzi. Questo game pack è invecchiato benissimo. Abbiamo ottenuto 822 simoleon e dovrebbe essere andata alla grande. Ragazzi, è andata alla grandissima, secondo me. Sì, e intanto abbiamo anche le foto, queste ce le possiamo tenere magari per fare il nostro book. Però ragazzi, dai, noi ci siamo impegnati, il nostro salotto è decisamente diverso. Spero vi piaccia, fatemi sapere ovviamente sotto nei commenti che ne pensate. E voi ragazzi, è da un po' che non giocate con Arredi da Sogno? Avete riprovato per vedere le potenzialità? Come vi ho detto, possiamo fare incarichi a Moonwood Mill, San Sequoia, Copperdale, dappertutto. Insomma, fatemi sapere se lo utilizzate di tanto in tanto. Io era da un po' che non lo facevo e avevo voglia di riprovarlo. Detto ciò però, signori, io per questo video vi dico che è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!